Attento a non cadere! In questo episodio... Ma che c***o! Ferma il nastro! Wow! Oh, santo cielo! Sì, è meglio spegnere. Se dovrò restare qui giorno e notte per risolvere il problema, lo farò. Non ci credo, c***o. Gli impianti sono andati. Siete pronti? Quello che mi serve è l'oro, c***o. Chiaro, credi di potercela fare? Spero di non deludere i Beats. Non ci posso credere. O vorranno la mia testa. Bel modo di merda di iniziare la settimana. Tenere l'impianto sempre acceso è una svolta, ma non fa altro che aggiungere stress. Non ne posso più, ci sto mettendo mano ogni c***o di giorno. Ho chiuso. È peggio di quanto pensassi. È lurido. Dove c***o vuoi andartene? Ho un mare di cose a cui pensare. Devo andarmene, potrei non tornare più. Che vuoi dire? Sto andando da Dean, da Luciforo, per vedere che succede. A metà della stagione, Parker Schnabel ha estratto solo un terzo dell'oro per raggiungere l'obiettivo di 185 kg per un valore di 7 milioni e 200 mila dollari. È stato un anno duro. Abbiamo perso un sacco di operai esperti. Abbiamo assunto nuovi ragazzi per sostituirli e si sono aggiunte altre problematiche. Queste situazioni mi sfiancano. Ho bisogno dei miei uomini migliori, Brennan, Mitch... Dumit, Dean, se vogliamo farcela davvero. Ingaggiare dei lavoratori esperti nello Yukon non è un compito facile. È il primo giorno di colloqui per l'ultimo gruppo di aspiranti minatori. Il caposquadra, Dean Tosak, dovrà assicurarsi che non siano degli incompetenti. Se gli insegno tutto quello che so, partiranno sicuramente in vantaggio, perché credo che l'esempio sia il miglior metodo di insegnamento per chiunque. Io vengo da una piccola cittadina nello Yukon del Nord. Si chiama Old Crow. Lì non c'è molto lavoro. Così sono finito qui su un camion. Ho iniziato a lavorare da poco per Parker. In realtà l'ho conosciuto in un bar. All'inizio pensavo che non avesse neanche l'età per entrare al bar, ma poi ho visto i quattro peli che ha in faccia e... ho cambiato idea. Ho lavorato in diversi impianti di trivellazione negli anni e lì me la cavo, ma... fare il minatore... beh... non è esattamente la stessa cosa. A chi non piace l'oro? Luciforo vaglia una media di 2.400 dollari di oro l'ora. Per raggiungere l'obiettivo della stagione, la squadra di Parker dovrà mantenerlo in funzione 24 ore su 24. Spegni tutto! I c***o di piani del vaglio sono saltati. Cavolo, è finita l'acqua. Non è un buon inizio per Luciforo. Che c***o succede? Che ne pensi? Il vaglio è pieno? Sì, è pieno. Se guardi bene, il terreno arriva fino alla tramoggia. Arriva il capo. Ma che c***o? Il vaglio si è sganciato. Stai scherzando?
Spegni quel c***o di nastro! Il problema, c***o, è che quando finisce l'acqua, tutta la terra si accumula nella canalina e arriva a toccare i piani sovrapposti del vaglio facendoli sganciare. E così è proprio una merda. Quando l'approvvigionamento idrico di Luciforo si interrompe, i nastri trasportatori fanno accumulare materiale inutilizzabile nel vaglio. Se l'acqua non la spinge in avanti, questa massa di materiale si accumula facendo pressione sui vari piani sovrapposti del vaglio, che con il peso si sganciano, vanno sul nastro trasportatore e poi finiscono tra gli scarti. Dean va a controllare la pompa che fornisce acqua all'impianto. Non c'è più carburante. Porca p***a, li avevo visti con le taniche, quindi pensavo che l'avessero riempito. Colpa mia. È finito il carburante. Che c***o succede, Dean? Nessuno mi ha detto che dovevo gestire da solo l'impianto, quindi... Sei tu il caposquadra? Sì. Che vuol dire che nessuno ti ha detto che dovevi gestire l'impianto? Non credevo di dover pensare anche al carburante. Scusa, Parker, è tutta colpa mia. Per favore, inizia a comportarti da caposquadra. D'accordo? Cosa credi che stia facendo? Mi assumo tutta la colpa. Credevo che ci fosse il pieno, ma... Colpa mia. Porca troia! Andatevene! Ho fatto un casino e mi dispiace moltissimo. Quest'anno mi sono ripromesso di non sbagliare, ma ogni giorno ne succede una. Non me ne va mai una giusta. Forse è meglio che mi trovo un nuovo lavoro. Ogni ora di inattività di Luciforo comporta una perdita di $2,400 per Parker. Alec! Che ne dici se proviamo a inserire dei tubi per cercare di lavare questo c***o di nastro a mano? Sì. No, le barre spruzzatrici! Prima di poter rimontare i piani del vaglio, Parker dovrà lavare via tutto il terreno che si è accumulato dentro all'impianto. C'è terra dappertutto! Allunga un po' il tubo! Sto cercando di lavare via tutta la terra che c'è qui dentro, ma sembra cemento. Alec, passami le grate! Forza! 4, 5, 6. Ci siamo! Ok, possiamo uscire! Una volta rimontate le grate, la squadra può ricominciare a lavare.